Allora ragazzi, non ci siamo per niente. Io ho fatto un video riguardo al metagame, ho un gruppo Facebook per il building, ho un TP per aiutarvi a buildare e voi mi continuate a chiedere aiuti per i team, gli ETT dei team che vi faccio vedere, così sotto i commenti YouTube. Io ho un TP con 6 persone che mi hanno donato qualcosa. E continuate a chiedermi le cose sotto YouTube, come se il mio lavoro non valesse un cazzo, come se le mie conoscenze non valessero, e continuate a chiedere aiuti così proprio chi se ne frega sotto i commenti. C'ho il gruppo apposta e voi venite sotto YouTube a chiedere. Venite sotto YouTube a chiedere i team. Io ho avuto un Patreon un tempo fa e solo 17 persone si sono degnate di venire a chiedermi team, e mentre tutto il resto continuava a chiedermelo gratuitamente sotto YouTube. E ora continuate. Cioè io questi team li faccio in collaborazione con gli altri top player. Questi team sono il lavoro che un top player fa durante la stagione per poter buildare. Questi sono gli strumenti che si costruiscono tutti i top player personalmente, uno per uno. E voi cosa andate a fare? Me li chiedete gratuitamente come se fossero facili da fare, no? Schiocchi le dita, li fai, che ti costa? Quando in realtà ci sono giornate perse di lavoro a riguardo, ci sono settimane perse dietro un team, dietro i calcoli, e voi date per scontato questo e addirittura li venite a chiedere a qualcuno, addirittura li pretende. È il team e il QR code dov'è? Ragazzi, io ho un cazzo di TP, se volete fare richieste, se volete chiedere qualcosa, se volete pretendere qualcosa, frugatevi in tasca, perché io sono un professionista, il mio lavoro vale dai 100 ai 150 euro il giorno sul mercato per le mie responsabilità, per quello che faccio. Neanche Francesco Pardini guadagna abbastanza su YouTube, io guadagno zero su YouTube se non per qualcuno che mi dona durante le live. Quindi vedete bene che nessuno a questo mondo si potrà mai permettere di pretendere qualcosa da me, nessuno, e dico nessuno. Se volete pretendere qualcosa, dovete dare qualcosa in cambio. È giunto il momento che smettiate in generale di dare per scontato il lavoro delle persone, e non mi riferisco solo agli utenti di YouTube, ma in generale. Perché in questo momento si sta dando un sacco di lavoro per scontato, un sacco di ore di lavoro vengono date per scontato come se non fossero niente. E questo non mi va bene. Se volete che io continui a fornirvi questi contenuti, ve li fornirò nella piattaforma giusta. Non ho intenzione di lavorare ore ed ore ed ore per gente che pretende le cose gratis. Io ragazzi ci perdo a fare video su YouTube, non ci sto guadagnando niente. Con la Team Acqua Academy Mondiale non ci guadagno un cazzo. Chi me lo fa fare di perdere settimane e settimane per farvi team a voi? Non mi mettete neanche un cazzo di like al video. Non avete neanche la voglia di mettermi un pollice in su e io devo farmi il culo per darvi team. Ma che cazzo è sta storia? Io posso capire che ho una base piccola di persone che mi supporta e le ringrazio, alcuni non possono partecipare monetariamente, eppure con educazione, Gala scusa se ti disturbo, questi chiedono delle cose e io sono felice di aiutarli, ma non vi potete, nessuno a questo mondo si potrà mai permettere di pretendere qualcosa da me. Lo ripeto, sono chiaro. Perché io vi voglio bene, sto andando avanti perché abbiamo un buon rapporto. Non posso accettare che si pretenda qualcosa da me. Il valore delle cose che faccio è assurdo. I team che io faccio e che metterò qui solo perché queste 6 persone sono quelle che si meritano il mio supporto, metterò solo quei team. Perché non è giusto. Non è giusto che paghino sempre pochi per tutti gli altri, non è giusto che si pretenda lavoro, lavoro, lavoro gratuitamente. Io non lavoro per diventare famoso, non lavoro per essere uno youtuber, perché io faccio 2000 views a video. Non è giusto. Quindi io continuerò a farvi divertire, continuerò a farvi meme, ma ragazzi, se volete i dati che contano e che valgono, mi dispiace, il mercato è questo.